Buonasera a tutti, benvenuti a 4 Calcio al 7, approfondimento settimanale che parla della Coppa Venezia Giulia in particolare e del Calcio 7 in generale di Trieste. Questa sera, miei ospiti, un gradito ritorno. Allora abbiamo Alessio Edoardo qui alla mia destra, buonasera, benvenuto. Qui proprio veramente non posso che esentarmi nel dire che ho quest'oggi sul nostro divano un personaggio del calcio a 7 triestino, un personaggio che conoscono tutti, è Saverio Parelli. Buonasera, grazie di essere venuto. Buonasera. No, dai. Allora, Saverio, tu tra le altre cose sei stato uno dei miei primi ospiti quando ancora la trasmissione andava sul web. Ti ricordi in quel corso Saba, in quel locale, abbiamo fatto la prima trasmissione forse di 4 calcio a 7 ed è stato un piacere averti con me e ovviamente oggi è di nuovo un grandissimo piacere. Con te ci conosciamo da tantissimo tempo, ci unisce anche il discorso lavorativo per molti versi, quindi io so tutto di te, ma vorrei che tu lo dicessi anche ai nostri telespettatori, quindi raccontami un po' quello che è la tua carriera calcistica e un po' quello che è il tuo ruolo all'interno del rettangolo di gioco. Diciamo che una volta lasciato il calcio federale, chiamiamolo così, io ho militato nei tornei amatoriali, già subito nel calcio 11, ho fatto la Coppa alla Barda, Niente. Ah, ecco, benissimo. Sì. Sì, allora dicevo che ho cominciato a giocare in calcio amatoriale a 11, che avevo boh, insomma poco più di 20 anni, 22, 21, 22 anni. Calcio a 11, Coppa Lavarda del famoso Moreno Schileo. E poi nei primi anni 90 con i ragazzi della Capitaneria di Porto abbiamo cominciato a fare questo calcio a 7 con i vari tornei, anche altri tornei, non si dice il No, nome. beh, non è un problema, noi siamo Io da aperti a tutti. Trieste è piena di tornei. Sì, tutti i tornei. E col Venezia Giulia abbiamo cominciato a fine anni 90 con una squadra che tra l'altro portava anche il nome dell'azienda dove io lavoro, che ci hanno dato una grossa mano a livello economico. Quanto tempo sei stato con diciamo, con la SRAM Sì, in possiamo dirlo, Coschi? no? Sì. E quanto tempo avete giocato con la SRAM? Venezia Giulia. E con la Samba abbiamo giocato dal 90, 98-99 fino ai primi anni 2000, quindi fino al 2003. Poi dopo le condizioni per giocare con quello sponsor sono venute meno perché alcuni giocatori che erano anche dipendenti della ditta hanno lasciato il gruppo, ma io ho continuato anche con altri nomi, con altri giocatori. Però aspetta di interrompere su questo discorso qua, perché mi fa curiosità. Organizzare una squadra che prettamente utilizza giocatori diciamo, del proprio lavoro, della propria azienda, evidentemente con turni, è una cosa piuttosto complicata. Sì, infatti era un po' difficile a volte avere sempre tutti gli stessi giocatori in campo, perché appunto per questioni lavorative magari me ne mancava uno, quindi bisognava per forza di cose sostituirlo con dei cosiddetti esterni, noi li chiamavamo poi gli amici dell'azienda, perché in qualche modo ruotavano intorno all'attività della nostra ditta. Poi dopo, piano piano, anche questi hanno lasciato e poi il discorso si è evoluto con altri giocatori, che adesso neanche non mi ricordo più i Sono nomi di tutti, perché passati sono anni, passati insomma. tanti anni, esatto. Però agli inizi si faceva in questo modo, quindi in caso di assenza di uno. Che poi è una bella cosa perché raggruppare il gruppo di lavoro è comunque una cosa simpatica, per dire sul lavoro magari è una cosa diversa da vedersi magari in campo a giocare la partita, bere la lanciata o qualcosa dopo la gara, è una cosa un po' Sì, particolare. molto. E poi ha continuato fino ad arrivare a Sì, poi ho continuato. l'epoca Eh sì, perché poi ho moderna. continuato col Venezia Giulia fino alla Serie A. Siamo arrivati anche a un passo da vincere il torneo più di 10 anni fa. Poi ho continuato con altre squadre, qualcosa un po' da giocatore, un po' anche da gestore, diciamo, dirigente. E fino a 4 anni fa, però nel contempo facevo anche altri tornei. Attualmente? Attualmente ho una squadra che milita nella Serie A della Coppa Kolonkovec, la squadra si chiama Magnifici 7, sì, un nome che deriva da, ho preso spunto da una cosa che ho fatto un paio di anni fa, e non calcistica. Ok.
E sei solamente in quella squadra in questo momento, giochi solo là? Sì, attualmente non gioco, sono, anzi, sono da un po' di tempo che non calco i campi, sto facendo qualche partitella tra amici proprio per riprendere un po' il ritmo, perché da molti mesi che non faccio una partita ufficiale per vari motivi, mancanza di, anche di tempo, eccetera. E adesso piano piano, visto che non ho più neanche 20, neanche 30 anni, neanche 40, allora ci vorrà un po' di tempo prima di riprendere. Perché è una prerogativa di Saverio, è stata poi anche nell'arco degli anni a chi fortunatamente o sfortunatamente aveva il suo numero di telefono e viceversa, era quello delle amichevoli di gran lusso, no? Era così, no? Il Esatto. messaggio è amichevole di qua, amichevole di adesso, è sempre stato uno molto attivo da questo punto di vista qua e ti faccio i miei complimenti perché è una cosa sicuramente molto bella. Non so quanto sia contenta di questo la signora, la tua moglie, che dà le cose qua dietro le quinte. Però, insomma. Ma diciamo che io ho avuto ho la fortuna di avere una moglie meravigliosa sotto ogni aspetto, anche sotto l'aspetto, diciamo, del concedere, cioè di lasciare spazio alla propria libertà, ai propri hobby e passioni, no? Tra i quali appunto il calcio. Per cui anche lei comunque per un po' di tempo, anche per parecchi anni, ha fatto anche lei attività sportive. E quindi anche lei era molto impegnata, e per cui anche questo ha favorito, ma in primis quello che ho detto prima, cioè il fatto che insomma è una persona intelligente. Quindi ritorniamo al vecchio detto che meno che se vedi meno se stai in famiglia con la moglie e il marito, Il segreto per una giusto? Per convivenza andare lunga. bene, avanti. Ok, perfetto. Passiamo il microfono a Edoardo. Edo, con te di cosa possiamo parlare? Tantissime cose, perché insomma sei già stato mio ospite, abbiamo già avuto modo di parlare di quello che è stata la tua carriera calcistica, di quello che stai facendo attualmente, però ultimamente in un contesto che ci vede collaborare, c'è stata una situazione che ci ha lasciato un po' perplessi e vorrei un po' che tu mi raccontassi quello che è il discorso, visto che sei persona con cognizione di causa, quello che è il discorso di giustizia sportiva. Esiste una regola, una clausola compromissoria, specialmente per quanto riguarda la federazione, ma è anche attuata nei tornei di calcio a 7, e vorrei che tu lo spiegassi ai nostri telespettatori che probabilmente tanti non la conoscono. E quindi fammi un piccolo excursus sulla clausola compromissoria. Allora, la clausola compromissoria è Senti, ho messo in una. difficoltà, No. arrangiati. La clausola compromissoria è praticamente un regolamento interno che l'atleta al momento della sottoscrizione, cioè al momento del tesseramento, accetta e che è praticamente un divieto di denunciare o di querelare un altro atleta in caso di incidenti o di fatti dolosi o Successi su. volontari successi sul campo. E questo comporta ovviamente a una squalifica molto grossa se viene violata da parte della federazione o dalle società che gestiscono o le associazioni che Niente di. gestiscono i tornei amatoriali. Questa clausola può essere in qualche modo raggirata, che poi il termine raggirata è termine un po' falsato. Si può chiedere a Roma l'autorizzazione a poter querelare o fare una denuncia a seconda della gravità del gesto che viene perpetrato ai danni delle persone e che bisogna attendere che la federazione dia l'autorizzazione a fare ciò, cosa che notoriamente sappiamo è molto lunga e molto spesso va oltre ai termini previsti per legge per le querele o le denunce. Ok, è stato chiarissimo. Questo perché? Perché succede in alcuni frangenti che durante qualche manifestazione sportiva, che sia federale oppure amatoriale, a qualche personaggio che gioca il calcio viene in mente di, a seguito di un fallo, di un intervento, di uno scontro fortuito o via dicendo, viene in mente di denunciare il proprio avversario. E questa è una cosa che, al di là del fatto che personalmente non sono assolutamente d'accordo perché quello che succede Cioè, in lo può campo. fare, sia Sì, chiaro, lo può fare, sì. non è che lo vieta. Il regolamento
impone all'atleta di chiedere l'autorizzazione di svincolo, clausola compromissoria da parte della federazione del gioco calcio. Però se uno vuole farlo lo stesso, poi si deve accollare gli oneri della squalifica, che se non sbaglio è attorno ai 2 anni. Ai 2 anni, sì. Questo è stato fatto probabilmente ai tempi della federazione, del regolamento federale, proprio per un motivo di cercare di non far fare questo tipo di atteggiamento ai giocatori, perché sennò per ogni intervento ci sono caterbe di denuncia che non hanno nessun senso. Ma in un certo qual modo la giustizia sportiva con i suoi regolamenti, diciamo, è in parallelo alla giustizia ordinaria. Logicamente la giustizia ordinaria prevede anche dei risarcimenti danni per danno biologico, danno morale, cose che la Federazione Italiana Gioco Calcio non fa, perché dà delle squalifiche e delle multe alla società, non al giocatore, perché se uno fa un gesto sconsiderato viene squalificato e poi la società gli viene attribuita una multa pari a quanto decide poi la commissione. Poi qua possiamo discuterne quanto vogliamo di sta cosa, perché c'è chi ritiene sia una cosa giusta, chi ritiene che sia troppo rigida, chi ritiene che i tempi per il rilascio dell'autorizzazione da parte di Roma per poter fare una querela, quando ci sono gli estremi e talmente gravi per poterla fare, purtroppo accade talvolta nei campi che ci siano degli atteggiamenti violenti da parte di qualcuno che meriterebbero la giustizia ordinaria e non la giustizia sportiva. Devo dire che qua tiro l'acqua al mio mulino, che la Conferenza Giulia spicca perché non ci sono assolutamente di queste situazioni. Può capitare, perché è la persona che ha la testa un po' così si trova, però in realtà episodi in tutti questi anni di attività sono stati ben pochi, quindi non si è mai quasi usata questa... Comunque credo che gli episodi talmente gravi da dover ricorrere alla giustizia ordinaria siano talmente pochi che la percentuale è irrisoria. Ripeto, talvolta in Italia siamo un po' inclini a denunciare la parola troppo grossa, a querelare le persone con un po' troppa facilità, aumentando il carico di lavoro della magistratura che ne ha ben altre rogne e gatte da pelare che quelle di andare a discutere in tribunale o col giudice di pace di incidenti o di fatti di rilevanza. A cosa va incontro un ipotetico utente che querela al di là della squalifica? Cioè, raccontami quello che succede dopo, se effettivamente poi succede qualcosa. La querela viene fatta presso gli organi competenti, cioè polizia, carabinieri, nei commissariati o nelle stazioni, poi ovviamente vengono sentite le parti da parte dell'ufficio investigativo e poi il magistrato, quando gli arrivano i documenti con tutti i dati, vede se c'è la necessità di procedere oppure no. Poi ci sono gli avvocati. Per tua esperienza, un magistrato che si trova sulla scrivania una persona che denuncia o querela un altro per un calcio a seguito... Ma è molto soggettivo, perché molte volte se ci sono gli estremi e testimonianze si procede, poi l'avvocato fa le richieste di risarcimento danni, passa tutto al giudice di pace e le cose vanno avanti ovviamente con dei tempi molto lunghi. Molto lunghi, perfetto, come sempre in Italia. I nostri tempi invece sono piuttosto ridotti, quindi abbiamo finito la prima parte della trasmissione e dedichiamo pochi minuti alla pubblicità, ritorniamo tra poco.